Benvenuti anche a coloro che non possono essere qui, ma che ci stanno seguendo in streaming. Scusate, ma se no... Questo ciclo di ottobre vuole essere, ecco lo scopo, un prezioso aiuto sulle prospettive da imboccare, sulle speranze da ritrovare, sui mattoni da usare per ricostruire e ricostruirci. Ho scelto come icona del ciclo un quadro di René Magritte, La chiaroveggenza, del 1936. Magritte guarda e usa un uovo come modello e sulla tela dipinge un uccello. Una splendida intuizione, una geniale visione che profuma di speranza e futuro. Ho scelto come titolo per la riflessione di questa sera L'alba dentro l'imbrunire. Imparare dalla speranza che ci regala occhi di gufo. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. È un bellissimo verso del cantautore Franco Battiato che troviamo nella sua canzone Prospettiva Nieschi. Mi ha sempre affascinato questa riga, ma soprattutto la parola dentro. L'alba si trova dentro l'imbrunire, non dopo. Ma trovarla, intravederla, scoprirla è difficile compito. I cristiani, chi tra noi sono cristiani, dovrebbero saperne qualcosa. Credono nella Pasqua, nella risurrezione, in un crocifisso risorto. Ciò che appare un'ora di fallimento diventa un'ora di salvezza. Un'ora delle tenebre diventa luce. Felice un dialogo tra Don Gianfranco Bottoni, un sacerdote, e un giovane. Ma cos'è quella croce che porti al collo? È il simbolo di Tesè. Lo fisso. E improvvisamente vi scorgo i lineamenti stilizzati di una colomba con le ali dispiegate. Vado un po' in confusione e chiedo, è una croce o è una colomba? Il giovane sorride. È l'annuncio cristiano della Pasqua, mi spiega. Cioè quello che a prima vista appare croce e fallimento è in realtà vita. Salvezza, speranza. Così parla, sto per finire, del cristiano, l'artista teologo Marco Ivan Rupnik. Il cristiano porta nel cuore l'arcobaleno dei colori. Qualsiasi cosa che capita nella vita, qualsiasi cosa che gli capiti nella vita, saprà che non esiste un imbrunire davvero in grado di divorare i colori, ma che c'è tanta luce che la notte non è in grado di inghiottire. L'arte di vivere fa gustare ai tuoi occhi risorti ancora i colori. Ma è difficile trovare, e ho finito, l'alba dentro l'imbrunire. Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, proprio a un maestro, come Raffaele Mantegazza, vicino di casa di Arcore, che invito al ciclo di ottobre dal 2015, io affido la riflessione, per aiutarci a ritrovare speranza in un periodo come quello che stiamo vivendo, per imparare ad avere occhi di gufo, occhi che scrutano nella notte e già intravedono l'alba. Raffaele, nomen est omen, grazie del dono che sei. È il 25 agosto del 1984. È mattina, avrei voluto dormire un po' di più, perché è l'ultima estate prima dell'esame di maturità, prima dell'anno della maturità, prima della quinta liceo. Sono gli ultimi giorni di questa estate, fra poco più di 2 settimane inizierà la scuola, sarà l'ultimo anno di liceo scientifico, dovrò affrontare l'anno della maturità. Mia mamma mi ha svegliato presto perché dovevo andare all'agenzia a prendere lo statino per fare la patente.
mi alzo un po' di malavoglia, mi lavo, mi vesto, ho ancora in mano il caffè quando suona il telefono. È mio amico Claudio. Claudio fa sempre gli scherzi, a volte un po' esagerati, a volte un po' stupidi, poi ha una passione per gli scherzi macabri. E allora appena risponde, mi dice quello che mi dice, dico, ma dai, piantala Claudio, non è divertente. E poi però capisco che non è uno scherzo. Capisco che Claudio mi sta dicendo una cosa vera, una cosa incredibile. E Claudio mi dice che è morta Isabella. Isabella era la mia più cara amica e probabilmente la persona più amica che abbia conosciuto in tutta la mia vita. Isabella aveva un anno più di me, ha fatto la maturità pochi mesi prima. E era un po' indecisa se iscriversi a filosofia, che era il nostro grande amore comune, i suoi genitori non erano molto d'accordo, o trovare un'altra strada. Isabella era la persona che quei rapporti tra maschio e femmina, tra ragazzo e ragazza, siccome è chiaro fin dall'inizio che non c'è nessuna attrazione fisica, che non c'è nessun desiderio di farlo diventare un rapporto di coppia, diventa un'amicizia purissima, un'amicizia assoluta. Isabella era amica di tutti, era la persona dalla quale tu andavi perché eri giù di morale, era la persona che ti consolava. Io e lei eravamo i fondatori del giornalino del liceo, andavamo in giro nelle classi a chiedere agli altri ragazzi di scrivere gli articoli. Ci chiamavano la coppia non coppia, perché tutti sapevano che c'era un'amicizia purissima, intensa, c'era solo un'amicizia, ma valeva più di tante altre cose. L'avevo sentita l'altro ieri, l'avevo chiesto di poter andare a trovare perché volevo parlarle della mia storia o della mia non storia con Francesca, che si era appena chiusa. E lei mi aveva detto, sì, però non venire domani perché i miei genitori tornano dalle vacanze, io sono a casa da solo, devo pulire la casa. Vieni dopo domani, che mangiamo le fragole. E invece il giorno dopo sarei andato al suo funerale. Però Claudio mi dice anche un'altra cosa, ancora più terribile se possibile. Mi dice come è morta Isabella, perché Isabella ha scelto di morire. Isabella si è suicidata, ha scelto di lasciare la vita. Inizierà fra 2 settimane la maturità, inizierò la quinta liceo senza la minima voglia di studiare, senza la minima voglia di ricominciare, senza nessun senso, con questa storia disperata e con la domanda perché. Ecco, quello che vi ho raccontato, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui, grazie a chi ci segue da casa attraverso internet. È una storia vera, è la storia del giorno che ha cambiato la mia vita, il 25 agosto dell'84, quando la mia amica, la carissima amica Isabella, ha scelto di porre fine alla propria vita. Stasera parliamo di speranza e per parlare di speranza bisogna parlare prima di disperazione. La disperazione è una situazione esistenziale terribile. Non è la tristezza, non è la malinconia, non è la noia, è la disperazione, è qualcosa di radicale, è il nero più nero, è non vedere nessuna via d'uscita, l'essere totalmente chiusi su se stessi. L'immagine della disperazione è proprio una persona che fa come una tartaruga, che si chiude dentro il proprio guscio, anche fisicamente una persona disperata si chiude su se stessa. C'è un quadro di Hippolyte Flandrin, francese, che rappresenta, che si intitola Giovane nudo sulla riva del mare, che rappresenta proprio questo ragazzo, questo adolescente nudo, totalmente chiuso su se stesso, come se fosse una specie di tartaruga chiusa dentro il proprio carapace. Ecco, la disperazione è questa concentrazione solo su di sé, anzi solo sul proprio dolore, perché non si vede più la propria persona, le proprie ricchezze, la propria bellezza, la propria storia, si vede soltanto un pezzo della propria vita, si è concentrati solo sul negativo, si vede soltanto il dolore, si pensa che non ci possa essere nessuna via d'uscita, e si vede solo il proprio dolore, non si vedono le connessioni con il dolore degli altri. Nessuno sta male come me, nessuno può capirmi. La disperazione ha questa caratteristica di esclusività, di totalità, è una emozione, un sentimento totalizzante, quasi totalitario, ricorda quasi la situazione di certi stati totalitari, in cui veramente non c'è scampo. Non vedi che anche gli altri stanno male, non vedi che anche gli altri possono aver attraversato un dolore come il tuo ed esserne usciti. Il tempo, quando una persona è disperata,
Il tempo si chiude in una specie di cerchio, quello che in termini informatici è il loop, è l'eterno ritorno, però l'eterno ritorno sempre del negativo. Il futuro lo vedi soltanto come una ripetizione del presente, domani sarà peggio, sicuramente non sarà meglio, anzi domani sarà uguale ad oggi, non ci sarà neanche un peggioramento, no? Tutto si ripete sempre uguale. E anche il passato viene vissuto come qualcosa di negativo, non si ricordano i bei momenti, non si ricordano le vittorie o i momenti di felicità. È come se fossimo nati nella disperazione e dovessimo morire nella disperazione. La storia viene bloccata, chi è disperato non vede la storia, anzi la storia viene concepita come un destino, come una fatalità, un qualche cosa di non fatto dall'uomo e dalla donna o di non voluto da un Dio provvidenziale. La disperazione uccide Dio e uccide anche l'uomo, uccide un Dio che attraverso anche il dolore ci può insegnare qualcosa, non soltanto il Dio cristiano, pensate a Sofocle che è stato forse il principale autore a dire che la sofferenza può insegnare qualcosa, ma uccide anche l'uomo, uccide l'uomo di dentro, ti corrode da di dentro. E noi dobbiamo parlare di speranza, soprattutto oggi, soprattutto nella situazione che stiamo vivendo, dobbiamo parlare di speranza ai giovani, dobbiamo più che parlare, mostrare la speranza ai ragazzi, vivere delle vite piene di speranza, essere dei testimoni di speranza, però dobbiamo partire dalla disperazione. Se noi non capiamo il carattere distruttivo, radicale della disperazione, rischiamo di fare un discorso vano sulla speranza. Provare a far uscire dal guscio le persone, provare a scuoterle delicatamente, con tenerezza, fare capire che non è tutto lì, non è tutto nel tuo male, tutto il mondo non si riduce al tuo male, pur essendo il tuo male vero, reale, lo prendo sul serio. Lo capisco, lo comprendo, però c'è una possibilità, c'è qualcun altro attorno a te che ha sofferto come te, che soffre come te, eppure resiste, e c'è un futuro che può aprirsi, ma c'è anche un passato, non sei sempre stato così male. Se hai trovato la forza in altri momenti della tua vita di affrontare situazioni negative, allora c'è la possibilità, anche stavolta, di uscirne, almeno di provarci. Ecco, la disperazione può portare al suicidio, può portare all'uso di sostanze, può portare ad una vita nella quale i ragazzi si chiudono in camera e non escono più, questo fenomeno degli hikikomori, no? Questi giovani, non solo adolescenti, anche giovani adulti, anche persone di 30 anni che non escono più dalle loro camere, hanno tutto lì, hanno internet, i genitori li portano da mangiare, li portano via la biancheria sporca, li mettono quella pulita e questi passano anni, 2, 3, 4 anni senza mai uscire dalla camera se non per andare in bagno. E quindi è anche lì un rimanere chiusi su se stessi. E affrontare la disperazione richiede grande coraggio, perché una persona disperata rischia di trascinarti dentro il suo gorgo, rischia di far diventare disperato anche te, però non puoi ignorarla, non puoi fuggire. Il coraggio di guardare in faccia la disperazione è già speranza. Io non vado via, io sono qui di fianco a te. Lo so che non mi vedi, forse non mi vedi neanche, non mi percepisci neanche, perché stai vedendo, gli occhi sono tutti rivolti dentro di te, alla notte che hai dentro, ma io ci sono qui, ho il coraggio di rimanere qui, perché insieme siamo più forti del tuo dolore. Michela ha 14 anni, è una mia studentessa, io insegno, siamo nel 1992, io insegno italiano, cultura generale in un centro di formazione professionale a ragazzi di 14-15 anni. Questa è una classe femminile, perché è una classe corso per segretari d'azienda. Una classe di ragazze molto carine, molto vivaci, molto simpatiche, che hanno storie difficili alle spalle, di bocciature, di esperienze scolastiche non molto positive, però in questa scuola, che è l'ENAIP di Cantù, provincia di Como, in questa scuola stiamo lavorando molto per far fare la pace con la scuola a queste ragazze, per provare a fargli vivere la positività dell'esperienza scolastica. Michela è una ragazzina molto timida, molto chiusa, apparentemente una ragazzina senza grossi problemi, senza problemi scolastici, un buon rendimento, però si vede che c'è qualche cosa che la fa soffrire. Io insegno italiano e faccio un modulo sulla poesia.
faccio leggere delle poesie, spiego il codice poetico, spiego come si fa a scrivere una poesia e poi chiedo alle ragazze di scrivere una poesia per il giorno dopo, con la rima, senza rima, in endecasillabi, in versi sciolti, come vogliono, però deve essere una poesia che loro sentono e nella quale applicano le cose che abbiamo studiato, le tecniche che abbiamo studiato. Il giorno dopo mi vengono consegnate le poesie, le leggo, sono poesie d'amore, sono poesie sulla natura, sui fiori, sugli animali, sul fidanzato, le classiche poesie di normalissime ragazzine di 14 anni, ma la poesia di Michela è un po' diversa. Si intitola Stupidi ragazzi. Passo sui marciapiedi delle strade e ridete. Passo in macchina, mi guardate e ridete. Sono ferma ad aspettare il pullman e voi mi squadrate dalla testa ai piedi e dopo qualche commento ridete. Per colpa vostra non esco più di casa, passo giornate intere in casa, perché mi vergogno per quello che sono, come dite voi, cicciona. E tutto questo per voi, stupidi ragazzi, che anche se siete brutti, mi prendete in giro. Stupidi ragazzi. Io ricordo di aver parlato a lungo con Michela, di aver fatto una chiacchierata in privato, di aver parlato a lungo anche nei giorni successivi, e mi ha molto colpito il fatto che lo scrivere questa poesia abbia permesso a Michela un po' di cominciare ad uscire dalla disperazione, perché almeno ha dato un nome al suo dolore, ha dato un nome alla sua sofferenza, ha capito che il problema non era lei, il problema non è se lei era grassa o magra, il problema è che c'erano dei ragazzi che la prendevano in giro, e quindi ha cominciato a prendere le distanze. L'arte, la poesia, ci permette proprio di fare questo, no? Di prendere le distanze dal nostro dolore, di metterlo lì. E nel momento in cui lo scriviamo, nel momento in cui lo mettiamo su carta, su tela, in un video, in una canzone, in un'opera, in una pagina di diario, non è necessario essere grandi poeti, grandi pittori, ognuno lo può fare con le proprie competenze, con le proprie capacità, ecco, nel momento in cui gli si dà un nome, il dolore comincia un po' ad allontanarsi. I ragazzi continueranno purtroppo a prendere in giro Michela, ma lei ha già preso le distanze, lei ha già deciso che non si farà sconfiggere da questi ragazzi, lei ha già deciso e ha già pensato che c'è una possibilità di uscire. Allora, uscire dal dolore significa dargli un nome, e dargli un nome vuol dire dargli un inizio e dargli una fine. Non è eterno il dolore quando cominciamo a conoscerlo. Scusate, io ho un problema di questo coso che mi si sta staccando. Scusate. No, no, a posto, ci siamo. No, ci sono. A posto. Vuol dire dargli un inizio e dargli una fine. Un inizio, che vuol dire che c'è stato un momento in cui io non stavo male, c'è stato un momento in cui questo dolore non esisteva, ma soprattutto se qualcosa ha avuto un inizio, ha avuto anche una fine. Se qualche cosa è cominciata, potrà anche finire. E allora il dolore potrà avere una fine, potrà finire del tutto, potrà essere attenuato, potrò scendere a patti, potrò forse decidere, essere costretto a conviverci, ma il carattere bruciante del dolore, quello che ti devasta nella disperazione, già è stato allontanato. Allora, prima di vedere l'alba, come dice la canzone, occorre conoscere la tenebra, entrare nella tenebra, a sapere, per esempio, che prima del tramonto c'era il giorno, che c'è sempre una luce, sia prima che dopo, che dentro l'imbrunire. È vero, Battiato dice dentro l'imbrunire, non dopo l'imbrunire. E certo, lo sappiamo tutti che dopo il tramonto arriverà l'alba, però abbiamo paura adesso. La notte è lunga da passare. Certo, possiamo dirci, ma vedrai che verrà il mattino, ma io ho bisogno adesso di vedere la luce. E io vedo la luce se riesco a ricostruire da dove ha avuto origine la notte, perché c'è il male, perché c'è il dolore. È una domanda difficilissima. Rispondere alla domanda perché c'è il male, che è poi la domanda della Teodicea, la domanda di Agostino, la domanda delle grandi riflessioni teologiche e filosofiche, è difficilissimo. E forse non troveremo mai la risposta definitiva al motivo per cui c'è il male nel mondo, ma ci saremo posti la domanda. E quando uno si pone la domanda, ha già iniziato un percorso che lo porta ad uscire dal dolore, perché gli dà un senso. Mette il dolore su uno sfondo di significato, che è provvisorio, che è precario, che non è mai totalmente esauriente,
perché è umano e gli esseri umani non trovano mai le risposte definitive, ma è un cominciare a porsi la questione, un cominciare ad allontanarsi. Ecco, Michela ha capito una cosa, che nessuno può giudicarla per quello che è, che una persona può essere valutata e anche giudicata, se pensate ai tribunali, per quello che fa, ma non per quello che è. Nessuno ha potere sull'essere. Nessuno può decidere se quello che io sono è giusto o sbagliato. Può decidere se quello che io faccio è giusto o sbagliato. E questa distinzione tra l'essere e l'avere, tra l'essere e l'agire, tra l'essere e il comportamento, dà alla morale il suo ambito, all'etica il suo ambito. Non è indifferente ciò che faccio, non è indifferente colpire una persona o dare una carezza. Però se io provo odio, se io provo rancore, se io provo risentimento, e questo è un mio sentimento che sta dentro di me, nessuno può giudicarlo. Il problema non è che io odio una persona, il problema è quello che faccio a questa persona. Se riesco comunque ad avere un rapporto civile con questa persona, addirittura ad aiutarla se ha bisogno, mantenendo comunque l'odio che ho dentro di me, se l'odio non sbocca non è più nemmeno odio, perché è un vissuto e i vissuti non si giudicano. Allora Michela a 14 anni comincia ad uscire dalla sua crisi perché afferma il suo essere e dice chiaramente a questi ragazzi che lei non accetterà più di essere giudicata per quello che è, fisicamente o spiritualmente, nell'esteriorità o nell'interiorità, in quanto pesa o nelle emozioni che prova. E crescere, la bellezza del crescere, è proprio quello, nel cambiare, ma diventando con più forza quello che sei, cioè tenendo fermo le tue dimensioni esistenziali profonde, nel bene e nel male, e facendole crescere, facendole diventare comportamenti, che devono essere comportamenti buoni, rispetto alle quali l'etica, la morale, le leggi, le regole della vita civile ci aiutano a capire da che parte andare. Allora, la speranza parte proprio dall'essere. Noi speriamo perché siamo, e siamo ciò che siamo, nel bene e nel male, ma al di qua del bene e del male. Ognuno di noi ha una grande ricchezza, e dicevo prima a Don Mirko che vedo i giovani, devo dire soprattutto c'è stato, dal mio punto di vista, lavorando moltissimo con i giovani, c'è stato un cambiamento rapido durante questi mesi, da febbraio ad oggi, positivo nei giovani, perché chiedono moltissimo all'adulto di raccontare qualcosa di sé, di raccontare perché fai il professore, perché insegni, cosa ti piace del tuo lavoro. C'è una grande richiesta di testimonianza. Probabilmente questa pandemia, questa crisi, questa emergenza ha messo i ragazzi in condizione di chiedere all'adulto di essere, anche di fare delle cose con loro, anche di aiutarli, di insegnare, ma soprattutto di essere di fianco a loro, con tutta la nostra autenticità. E io credo che i giovani sappiano benissimo che non esiste nessuna vita banale, non esiste nessuna vita che non è degna di essere raccontata. Non deve per forza avere scalato l'Everest o essere andato a fare una lotta contro la mafia per testimoniare. Certo, questi sono testimoni importanti, insostituibili, coraggiosi, ma ognuno di noi è insostituibile. Quindi ogni genitore, ogni nonno, ogni educatore, catechista, insegnante, barista, tranviere, ogni adulto ha un pezzo di vita da raccontare a questi ragazzi. Non per dire dovete diventare come me, ma dovete diventare come già siete, però approfondendo il vostro essere. Perché io sono diventato adulto, noi siamo diventati adulti, facendo i conti con ciò che eravamo, con ciò che siamo, e accettando ciò che eravamo. Ecco, questo a me sembra una novità importante che i ragazzi giovani ci stanno mettendo davanti in questi mesi, soprattutto in questi mesi, è chiaro che esisteva anche prima, ma mi sembra di vedere proprio questa ricerca, questa richiesta di un adulto non banale. Hannah Arendt intitolò La banalità del male, il suo libro su Eichmann, e il male è banale, il bene non è mai banale, perché il bene è sempre rivolto alla singola persona, perché il bene va sempre a cercare il tuo bene.
uccidere vale per tutti. Se io sparo in testa a una persona, muore, lo faccio per uno, lo faccio per 5.000, lo faccio per 6 milioni, cambia niente, non ci vuole fantasia. Per uccidere non ci vuole fantasia. Per fare il bene sì, ci vuole fantasia perché è sempre rivolto all'altra persona, alla persona che hai davanti, al suo essere, al rispetto per il suo essere. Quello che Michela chiede è il rispetto per la sua intimità, per l'intimità della sua persona, da parte, dal punto di vista fisico e dal punto di vista esistenziale e spirituale. Kevin ha meno di un anno, è un bambino desideratissimo, amatissimo, amatissimo dai suoi genitori e, come spesso accade, amatissimo in modo particolare dai suoi nonni. È un bambino che è venuto al mondo da un bellissimo rapporto di coppia, un rapporto che ha fatto unire due persone molto interessanti, due persone che hanno avuto delle vite molto profonde, molto intense, anche difficili, ma che poi si sono incontrate, si sono amate e hanno dato alla luce questo bambino. Kevin una mattina non si sveglia, la mamma va a svegliarlo, lo trova livido, chiama il medico e il medico non può far altro che constatare la morte, il decesso di Kevin. Kevin è morto di una sindrome rara, anche se non rarissima, che è la SIDS, la morte in culla. È una sindrome che prende bambini molto piccoli che muoiono soffocati in culla, un caso su milione, su mezzo milione. Il nonno di Kevin, dentro la sua disperazione, da quel giorno diventerà in Italia uno dei più importanti testimoni della lotta contro la SIDS, scriverà sindaco, scriverà ai parlamentari, fonderà un'associazione e continuerà anche oggi, è un mio carissimo amico, continuerà a organizzare convegni, a insistere perché i pediatri spieghino ai genitori come mettere a dormire un bambino, che vengano diffusi quegli strumenti elettronici che suonano quando il bambino smette di respirare. Ecco, anche questa è una storia vera, che tra l'altro riguarda una persona che abita poco lontano da qui, e che fa capire come la speranza richieda anche un passo in più, un passo coraggiosissimo, un passo che non so se io avrei avuto il coraggio di fare, cioè di superare, di fare del proprio dolore la base per capire quello degli altri e per prevenire quello degli altri. A me è successa questa cosa atroce, voglio che non succeda ad altri e dedico tutta la mia vita a fare in modo che ad altri non accada questa cosa, oppure a stare accanto ad altre mamme, ad altri papà che hanno perso i loro bambini in questo modo. E questa è una delle cose straordinarie, meravigliose, che vediamo in tante persone che hanno attraversato un dolore personale o familiare, che non si chiudono, che fanno esattamente il contrario della disperazione, pur avendo tutta la legittimità, pur avendo tutta la comprensione se dovessero chiudere i rapporti col mondo, invece dicono no, proprio questo fatto mi porta a socializzare il dolore, perché non voglio che nessun altro viva quello che ho vissuto io, perché voglio che questa cosa non succeda più. E quando succede voglio che ci sia vicinanza, accoglienza, capacità di stare di fianco a chi soffre. Ecco, il comportamento di coloro che nel loro dolore fanno del loro dolore un punto di partenza per aiutare gli altri, chi soffre allo stesso modo, è uno degli elementi di speranza ed è probabilmente il motivo per cui la nostra specie non si è estinta, per cui l'essere umano, nonostante tutto, è arrivato ancora oggi a sopravvivere, no? Proprio perché ha scoperto la solidarietà, e la solidarietà è prima di tutto nel dolore. Poi certo c'è solidarietà nella gioia, nella felicità, nell'amore, nell'amicizia, ma il primo bisogno è proprio questo. L'essere di fianco al dolore dell'altro, superando la chiusura su di sé, non superando il proprio dolore. Il nonno di Kevin non ha superato, non è superabile un dolore del genere, secondo me non si può, non passa mai un dolore del genere, tantomeno il papà e la mamma. Però andare oltre la chiusura che il dolore ti causa, sentire ancora il dolore forte che ti morde, però trovare il modo di
fare di questo morso la spinta per stare insieme agli altri. Ecco, allora io credo che il punto che ci fa essere umani è credere nel dolore dell'altro, cioè vedere che tu stai male, capire che tu stai male, e non lo si capisce razionalmente. Non c'è nessuna possibilità di capire razionalmente il dolore dell'altro. Il dolore non si può misurare, con buona pace dei miei colleghi, di alcuni miei colleghi medici. Il dolore non si può misurare, non esistono le scale del dolore. Il dolore si può solo accogliere. L'unica cosa che puoi fare con il dolore dell'altro è accoglierlo e dire: io sono qui, davanti a te, di che cosa hai bisogno? E magari l'altro non è nemmeno in grado di dirlo, perché alcune forme di dolore, alcune forme di disagio, di disabilità, mettono l'altro in condizione di non riuscire a comunicare verbalmente di che cosa ha bisogno. E la grande capacità dei medici, degli infermieri, dei terapisti, ma anche delle persone che stanno di fianco a qualcuno che soffre, anche se non hanno una competenza, una preparazione specifica, è proprio l'interpretare il dolore dell'altro. L'interpretare non il tradurre il dolore nell'altro, nel proprio dolore, cioè dire: tu stai male come stavo male io 6 mesi fa. No, tu stai male. E siccome tu stai male, io credo che tu stia male, e ti sto di fianco e accorgo il tuo dolore. Può anche darsi che non sia vero, può anche darsi che tu mi stia ingannando, può anche darsi che tu finga di star male. È il rischio del rapporto umano. Ogni relazione umana è aperta al rischio, ogni relazione umana è aperta all'inganno. Io ti amo, ma tu mi ami. Ci credo, scelgo di credere che tu mi ami. Scelgo di credere che tu mi ami fino a quando non accadrà qualcosa che forse, speriamo di no, ma che forse arriva anche a non confermare. Ma quell'amore non è buttato via, perché è un accogliere una relazione, è uno stare dentro una relazione, con tutto il rischio. Non esistono relazioni senza rischio. E quando si va oltre il rischio si coglie tutta la bellezza della relazione. Perché la fiducia nell'altro, il comunicare all'altro, io credo a te, credo al tuo dolore, o credo al tuo amore, o credo alla tua amicizia, è un sentimento enorme, è un sentimento infinito, veramente infinito, perché è una totale apertura, la totale fiducia, anche al rischio che l'altro ti colpisca. Allora la speranza non è un sentimento, la speranza c'è, la speranza è presente, non è un'emozione, non è un qualche cosa che noi aggiungiamo alla realtà. La speranza è dentro la realtà, è dentro la realtà in tutti i piccoli gesti che ogni essere umano fa nei confronti dell'altro, i piccoli gesti di aiuto, i piccoli gesti di solidarietà, l'anticipare l'altro prima ancora che esprima un suo bisogno. L'anno scorso, ero in una terza media, in una scuola media, a Lesmo, a fare un lavoro che faccio tutti gli anni sulla Shoah. Forse riusciremo a farlo anche quest'anno, vedremo insomma come vanno le cose, intanto lo abbiamo programmato, poi vedremo. E ero arrivato un po' presto, quindi prima che entrassero i ragazzi, è suonata la campanella e sono entrati gli studenti. E una ragazzina di terza media il giorno prima si era fatta male ad una gamba e stava camminando con la stampella. Nessuno dei suoi compagni lo sapeva, perché si era fatta male proprio la sera prima. Lei è entrata, un suo compagno di classe, senza dire niente, le ha tolto lo zaino dalle spalle, se l'è messo sulle sue spalle e l'ha portato in classe sul suo banco. L'insegnante di lettere ha visto questa scena e ha scritto ai genitori: ci tengo a comunicare che vostro figlio ha fatto un bellissimo gesto di solidarietà con una sua compagna, ha messo una nota di merito, no? Invece di mettere la nota "suo figlio si è comportato male", ha detto: mi sembra importante comunicarvi il gesto gratuito, totalmente spontaneo, di senso civico, di affetto verso la sua compagna, che vostro figlio ha fatto oggi. Mi metto nei panni di questo papà, di questa mamma, quando hanno letto questa cosa. Io penso che tutti i sacrifici
che tu hai fatto in 13 anni per tirare a grande un figlio, davanti a una cosa del genere te li dimentichi, no? Perché dici, ma tu pensa a un ragazzino che spontaneamente va a togliere lo zaino perché vede che lei ha la stampella e la ragazza non aveva chiesto niente. Ecco, se un ragazzino di 13 anni, un normalissimo ragazzino di 13 anni, brianzolo, di una normalissima scuola media, fa queste cose, e chissà quante altre, quanti gesti di solidarietà stanno facendo i ragazzi in questi giorni, l'uno con l'altro, quelli che fanno didattica a distanza, che chiamano i loro compagni, che gli fanno le foto con WhatsApp, gli mandano con Instagram le foto del compito. No? Vuol dire che la speranza c'è. Non è che ce la inventiamo noi. La speranza è nelle cose, ed è nelle piccole cose, certo anche nei grandi gesti, nelle grandi persone che i missionari, quelli che lottano contro le malattie, certo ci mancherebbe, ma ci sono questi perché sono sostenuti dai tanti piccoli gesti di solidarietà che non fanno notizia, che non escono sui giornali, che non si vedono, che sembrano nascosti, di cui uno quasi si vergogna. Io penso forse anche questo ragazzino dirà, mamma mia, cosa ho fatto? Ho poi preso lo zaino. Invece è importante, è più importante di quando hai rotto magari il lavandino per fare un piccolo gesto vandalico. Non che quello fosse giusto, è stato giusto rimproverarti, ma questo è più importante, perché il bene è più forte del male, perché ci è voluta più fantasia, più creatività per capire che la tua compagna è in difficoltà che per rompere un lavandino. Rompere un lavandino sono capaci tutti. Capirai che banalità andare a fare un atto vandalico. Ma arrivare a capire, la mia compagna si è fatta male, ha le stampelle, mi sa che lo zaino le pesa, glielo tolgo, bisogna avere una genialità, che è la genialità che tutti abbiamo, non soltanto il grande genio, il grande, la persona che fa grandi cose. Ecco, allora la speranza è presente ed è sempre sociale, non è mai individuale. È sempre un'emozione, un sentimento che ci accomuna. Perché la speranza è nelle relazioni, non è mai nel singolo. La disperazione è singola, perché il primo atto che fa la disperazione è troncare le relazioni. È tipico delle persone che purtroppo soffrono di depressione, no? Le persone che soffrono di depressione, la prima cosa che fanno è troncare le relazioni, non rispondere più al telefono, non rispondere più alle mail, non aprire quando suona il citofono, perché la disperazione ha proprio bisogno di fare terra bruciata attorno a queste persone. Per qualunque relazione apre alla speranza, perché ti fa alzare lo sguardo. Chi sei? Cosa vuoi? Ci conosciamo. Perché vieni a casa mia? Perché ti interessa che io sto male? Fatti gli affari tuoi. È già una relazione, è già un entrare in relazione. Ecco, la speranza è sempre sociale, è sempre relazionale, perché le relazioni sono tutto dell'umano. L'essere umano è fatto di relazioni. Questo essere di cui parlavamo prima, profondo di ciascuno di noi, è fatto di relazioni. E questo lo si vede ancora una volta nei ragazzi, nei giovani, nel fatto che più lavori sulle relazioni tra loro e più imparano a scuola. Più tu li fai lavorare insieme e più imparano. Un ragazzo che studia una formula matematica, un teorema matematico, e poi lo ripete al suo insegnante, va bene, è una verifica dell'apprendimento, va bene. Ma un ragazzo che studia un teorema matematico e poi in classe lo ripete a un compagno che non l'ha ancora studiato, capite che impara il doppio, perché deve studiarlo e sapendo che deve raccontarlo a uno che non sa niente di quella cosa, lo studierà meglio, perché conterà la relazione. E allora io consiglio agli insegnanti, date a metà classe un argomento da studiare, all'altra metà ditegli non aprite neanche il libro, il giorno dopo fate che la prima metà spieghi alla seconda metà che cosa ha studiato. Questa è la verifica, a questo si dà il voto, perché il sapere è relazionale, perché a me non importa niente di leggere un libro se poi non posso dire a Don Mirko, ma l'hai letto, ma ti piace, ma guarda, no, questo secondo me è meno bello, ma questo autore è un po' peggiorato, perché per quale motivo? Sì, vabbè, certo, si può anche fare, ma è l'inizio della chiusura. Ed è l'inizio dell'egoismo, no? Magari anche della disperazione. Ecco, allora, se la scuola, il lavoro con i ragazzi, lavorasse su questo, avremmo dei ragazzi più felici di apprendere e più attenti a quello che imparano. Io dico, perché in terza media, adesso
Immaginiamo che questa situazione, speriamo di no, ma immaginiamo che continui questa situazione tragica, drammatica, speriamo di no, no. Però perché a giugno, a maggio, non chiediamo ai ragazzi di terza media di fare un video nel quale raccontano che cosa hanno imparato, poi lo faranno anche all'esame, ma la settimana prima dell'esame fanno un video nel quale raccontano quello che hanno imparato e i destinatari del video sono i ragazzini di quinta elementare che stanno per entrare alle medie. Lì lo vedi quello che hanno imparato. E loro sono contenti perché possono dare delle indicazioni, possono dare delle dritte, possono dire, ragazzi, però la matematica delle medie non è come quella delle elementari. Adesso vi spiego la differenza. Ma ti rivolgi al tuo compagno, ti rivolgi al tuo amico, ti rivolgi a quello più piccolo. No? Quindi più si lavora sulle relazioni, più aumenta la speranza e più aumentano anche i risultati. Io ho fatto questa esperienza bellissima a giugno, di presidente di una commissione di maturità. Ho voluto farla perché per la prima volta hanno aperto anche i professori universitari dopo 15 anni questa possibilità. Al Mose Bianchi, al Linguistico di Monza, è stata un'esperienza bellissima, perché ho visto dei ragazzi preparati, molto preparati, non è vero che la maturità l'anno scorso è stata più facile, non è assolutamente vero, molto preparati, ma molto contenti di essere lì, tutti eleganti, tutti in tiro, tutti emozionati, per dimostrare ai loro professori, in quell'ora di orale che avevano, che era un bel orale perché un'ora puoi dire tante cose, dimostrare ai loro professori, ridare ai loro professori quello che avevano ricevuto. È stato un momento emozionante vedere la bellezza di questi giovani e quanto credevano in quello che avevano studiato. E avevano studiato in condizioni difficilissime, perché da marzo non avevano più visto i loro compagni se non attraverso lo schermo di un computer. Edoardo è un mio studente, un ragazzo di 21 anni, che ha frequentato il mio corso, molto presente, interveniva molto, un ragazzo molto serio, e sta dando l'esame finale. L'esame va molto bene, il ragazzo è molto preparato, gli faccio un paio di domande in più e poi gli dico, guardi Edoardo, per me va molto bene, le do 30 lode. Edoardo si mette a piangere, questo momento di pianto così, proprio dirompente, si calma un po', facciamo due chiacchiere, firmo il libretto, facciamo una passeggiata insieme, poi lui prende il pullman e va a casa. Io finisco gli esami, arrivo a casa e trovo una mail di Edoardo, nella quale mi dice, l'altro ieri è morto mio nonno. Mio nonno era una persona che io amavo tantissimo, una persona che mi ha cresciuto, e è morto anche insomma, in maniera abbastanza inaspettata, insomma, non pensavamo. E io ho detto, io non ce la faccio a dare l'esame, io non riesco, sono troppo distrutto, sono troppo addolorato, però ho detto, mio nonno avrebbe voluto che io sostenessi questo esame, perché mi ha sempre insegnato a tenere duro, mi ha sempre insegnato a lottare, mi ha sempre insegnato a non mollare. E quando lei mi ha dato 30 lode, ho avuto questo momento di commozione, pensando che mio nonno sarebbe stato felice. Ecco, uno professore a cui capitano queste cose capisce perché fa il professore, no? E questi episodi sono quelli che ti fanno capire perché tanti anni fa hai scelto di fare questo mestiere. Questo momento così bello, così intenso, così profondo, questo ragazzo che ho appena sentito, tra l'altro, dicendogli che aveva raccontato la sua storia, lui era chiedendogli permesso perché e lui era molto orgoglioso di questa cosa, ti dà l'idea che dal pensiero della morte nasce quello che Hannah Arendt chiamava il pensiero della nascita, no? Un pensiero generativo, la capacità di pensare il nuovo, ma affrontando la morte. Edoardo non ha dato l'esame facendo finta che il nonno non fosse morto, ha dato l'esame prendendo sul serio il proprio dolore, però ha detto proprio in onore del nonno, io voglio sostenere questo esame, al quale tengo, un esame che lo avevo appassionato, e voglio provare anche a fare un buon esame. Ecco, io penso che questo sia il percorso della speranza. C'è un pensiero della nascita che permette di accogliere il nuovo, ma non chiudendo gli occhi sul negativo. Ecco, la speranza non è ottusità, non è il non vedere il negativo, non è un rimbambirsi con un divertimento stupido in modo da non affrontare le cose brutte del mondo. È guardare in faccia il negativo, come diceva Hegel,
nel 1800, guardare in faccia il negativo e fare però di quel negativo un inizio per una storia nuova. C'è un mondo da scoprire. È vero che gli esseri umani hanno esplorato tutto il pianeta, però c'è tutto un cosmo da esplorare, enorme, immenso, infinito, ma c'è anche il futuro da esplorare. Forse sulla Terra non ci sono più terre incognite, in realtà sembra che non sia vero, che ci sono una buona parte di territori ancora inesplorati, però a Oreno, nella piazza, domani mattina non c'è ancora stato nessuno. Quello è l'inesplorato, è il tempo l'inesplorato, è il tornare ad abitare spazi che abbiamo già vissuto vedendoli come nuovi, è il cogliere il mondo come una novità che rinasce tutti i giorni, e rinasce tutti i giorni perché ci siamo noi, e perché ci sono i nostri figli, e perché ci sono i nostri nipoti. Conoscenza è una parola bellissima, connessance, nascere insieme a ciò che si conosce, conoscere, conoscere e connascere, ma perché io rinasco ogni volta che conosco qualcosa di nuovo, perché c'è una nuova parte di me che rinasce, c'è una nuova emozione che provo, però rinasce anche ciò che conosco. Dante sta aspettando che una nuova classe studi l'inferno, il purgatorio e il paradiso. E Dante non è contento finché una nuova classe non studia ancora il primo canto della Divina Commedia. Perché lui l'ha scritto per quelli che dovranno nascere, non solo per i suoi contemporanei. Per questo Dante è un classico. Omero è un classico, Virgilio, i Vangeli, no? Sono dei classici perché sono stati scritti per tutta l'umanità, per quella che era viva ai tempi in cui sono stati scritti e magari non ha potuto leggerla perché non era possibile, e soprattutto per quella che verrà. Per questo i ragazzi studiano, per questo noi... scusate, questo coso che proprio stasera ha deciso di... No, perché si incastra, cioè, tra occhiali... A posto, dovrebbe essere a posto. Per questo l'umanità continua a studiare, continua a conoscere, per far rinascere gli autori, le teorie scientifiche, le teorie filosofiche. E lo stupore che ha un bambino, un ragazzo, un adolescente, un giovane, un anziano, un essere umano, di fronte a qualcosa che per lui è nuovo, anche se l'hanno già studiato 30 milioni di persone, è il motivo per cui l'autore ha scritto, lo scienziato ha studiato, il filologo ha fatto le sue ricerche. E allora lo studio, la scuola, la cultura sono già speranza. Cioè il fatto che domani mattina dei ragazzi aprano un testo di latino è già speranza, perché vuol dire che non è una lingua morta. Quando si dice il latino è una lingua morta, a un umanista come me vengono i brividi. Il latino non sarà mai morto finché qualcuno lo studierà. Certo, nessuno lo parla oggi, no? Non è una lingua corrente, non è una lingua parlata come l'italiano, l'inglese, il tedesco, ma è una lingua viva finché almeno ci sarà un insegnante che emozionerà i propri ragazzi spiegando il latino, facendo tradurre una versione dalle favole di Fedro fino a Cicerone, fino ai grandi classici che si traducono nel Triennio. Allora c'è tutto un mondo che ci aspetta. E allora non possiamo permetterci la disperazione. La disperazione è un lusso che noi non possiamo permetterci, perché è solo devastazione. È comprensibile che qualcuno cada nella disperazione, va aiutato, bisogna stare di fianco, ma noi non possiamo permetterci. La disperazione, il nichilismo, il cinismo, sono filosofie da ricchi, sono filosofie da egoisti, sono filosofie, non dico il grande nichilismo filosofico, non sto parlando della grande o dalla grande cultura cinica classica, intendo il cinismo e il nichilismo più, ma tanto non cambia niente, ma cosa vuoi stare a vedere, ma ci saranno sempre i poveri, ma ci saranno sempre i ricchi, oggi è il Covid, domani sarà qualcos'altro, ma che problema c'è, ma tanto muoiono i vecchi, no? Tutte le cose che in parte ci sono anche sentito in questi mesi, perché l'essere umano è capace di grandezze e anche un po' di bassezze. Ecco, questi sono i veri nemici. Noi non possiamo permetterci di fronte ai giovani di essere cinici, di essere nichilisti e nemmeno di essere disperati. Ma perché non ce lo permettono loro? Perché loro ci chiedono la speranza. E allora per chiudere questa chiacchierata, vi parlo di Leo Luca. Leo Luca non è un essere umano. Leo Luca è un riccio porcospino,
che qualche anno fa i miei due figli, sono presenti questa sera, che adesso sono preadolescenti, allora erano proprio bambini, hanno trovato nel nostro giardino. Era un ricettino minuscolo, piccolissimo, cucciolo debole, che era stato abbandonato dalla madre e dagli altri cuccioli, e stava morendo, era pieno di vermi, non riusciva nemmeno a... e non poteva nemmeno andare in letargo, perché era troppo debole. Se fosse andato in letargo, era inverno, era ottobre, mi sembra, autunno, se fosse andato in letargo sarebbe morto. I ragazzi l'hanno portato a casa, noi abbiamo chiesto alla veterinaria, la veterinaria ha detto, se ve la sentite, potete salvarlo, dandogli un vermifugo e pian pianino nutrendolo, prima con un po' di latte, poi con le crocchette del gatto, ho scoperto che i porcospini amano le crocchette del gatto, e Leo Luca ha vissuto con noi fino a primavera inoltrata. E poi è arrivato il momento di portarlo a Vanzago, all'oasi del WWF, perché Leo Luca doveva essere libero. Leo Luca doveva fare il riccio, non è un animale domestico. È stato con noi, giocava anche con noi, ogni tanto lo lasciavamo correre con una pallina, seguiva la pallina, sembrava un cagnolino, però ad un certo punto la veterinaria ci ha detto dovete rispettare il suo essere riccio. Lui deve andare con gli altri ricci, deve trovare una compagna o un compagno, noi l'abbiamo chiamato Leo Luca, ma non sappiamo esattamente se fosse maschio o femmina. E noi l'abbiamo portato con i ragazzi, con i bambini, all'oasi di Vanzago, l'abbiamo salutato e lo abbiamo lasciato andare. E ecco, lasciare andare, lasciare spazio al futuro, aprire, la speranza apre. Noi non sappiamo cosa ci attende di bello. Certo, in questa situazione diciamo, cavoli, chissà cosa ci aspetta di brutto, i contagi, no? Certo, viviamo in un'incertezza che è tragica, soprattutto quest'anno. Ma non solo il dolore ci stupisce, anche la gioia ci stupisce. Noi dobbiamo tenere aperte entrambe le cose. Gestire la precarietà, essere preparati a un eventuale aumento di contagi, a un'eventuale chiusura, insomma, purtroppo anche a eventuali aumenti delle persone malate, magari anche delle persone che non ce la fanno, e dobbiamo essere preparati perché è giusto esserlo, perché abbiamo avuto un'esperienza terribile questa primavera e non possiamo dimenticarcela. Ma dobbiamo anche essere aperti alla possibilità della gioia. E allora la speranza è tenere aperte le strade, non chiuderle mai. Ci vuole tenacia per sperare, ci vuole forza, ci vuole coraggio, ci vuole testardaggine. Ecco, chi spera è testardo. Non a caso la speranza è profondamente radicata nel popolo ebraico, il popolo di dura cervice, no? Dio dice siete un popolo testardo, siete un popolo con la testa dura. Anche Pietro viene chiamato così da Gesù, sembra, perché aveva la testa dura. Ma chi ha la testa dura non si arrende, continua a sperare. E spera in che cosa? Non sappiamo. Nella gioia, nella felicità, nello stare bene insieme. Noi non sappiamo dare oggi una figura alla speranza. Perché gli ebrei non nominano Dio? Gli ebrei non nominano Dio perché Dio non è nominabile con le nostre parole. E così come la speranza, non possiamo nominare, non possiamo neanche immaginare quanto potrà essere bello vivere in futuro. Possiamo soltanto tenere aperte le porte. E lasciare che le cose vadano, lasciare che i ragazzi crescano, lasciare che i porcospini vadano insieme agli altri porcospini, curare, prenderci cura. Questa esperienza con Leo Luca è stato davvero un prendersi cura, un fare spazio nella nostra casa, no? Tornare a casa e dire ah, come sta il riccio, no? Perché alla fine è diventato il nostro familiare, un prendersi cura, ma poi lasciare andare. E la cosa più bella della relazione di cura è quando la relazione di cura finisce, perché non c'è più bisogno di curare, perché l'altro è guarito, no? Ed è difficile, ma perché l'altro è guarito, perché l'altro si è laureato, perché il figlio esce di casa e si sposa, perché il mondo va avanti, non nella morte, ma nella vita, e attraverso la morte anche nella vita. E allora io credo che per sperare occorra un'ultima qualità, che è un po' di leggerezza. E anche questa è una citazione da Battiato. Battiato dice, potendo poi rinascere cambierei molte cose, un po' di leggerezza e di stupidità. Detta da Battiato, che è un autore estremamente profondo, di una dimensione intellettuale, di una dimensione addirittura mistica, no? Lui ha studiato i mistici
sufi, no? Però dice un po' di leggerezza. Proviamo anche un po' a prendere le cose sul serio, ma con leggerezza. Quindi non a non vedere le cose negative, a non rispettare le regole, a fare gli arroganti, ma a pensare che c'è anche un modo sorridente di rispettare le regole. Io dico, certo, i bambini a scuola soffrono perché sono divisi, no? Perché sono separati, perché c'è il metro e mezzo di distanza, il metro di distanza. E proviamo a farli giocare, prova a far ridere il tuo compagno a distanza, come se gli facessi il solletico. Fallo ridere con la mascherina, attraverso gli occhi. Provate a litigare a distanza, senza picchiarvi, magari senza nemmeno dire le parolacce. Provate, c'è un compagno triste, consoliamolo a distanza. Perché il distanziamento non dice mica che non dobbiamo avere relazioni. Il distanziamento non dice mica che non dobbiamo amarci, che non dobbiamo litigare, che non dobbiamo confidarci i nostri più intimi segreti. Dice che dobbiamo stare a un metro di distanza con la mascherina. Questo non vuol dire eliminare le relazioni umane. Certo, non vediamo l'ora di tornare ad abbracciarci, a baciarci, a carezzarci. Certo, questa cosa non è che si possa eliminare per sempre. Però non vuol dire che non c'è più la socialità. Anzi, vuol dire che ci vuole ancora più fantasia, ancora più creatività. Per stare vicino a un compagno, a un amico, nella distanza, addirittura questa primavera, quando non si poteva uscire di casa, si stava vicini come si poteva, una telefonata in più, si affacciava al balcone, si usava Skype, si usavano gli strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione, per fortuna, per stare vicini. Ecco, allora io credo che questo insieme di tenacia, di forza e di leggerezza, questo insieme di coraggio nel guardare il negativo, ma anche un po' di incoscienza nel pensare che il male non vincerà, un po' di tifare per il bene, come fanno i tifosi, che a volte tifano anche se sanno che la squadra magari è in un momento di crisi, però dicono dai, possiamo comunque farcela, sia l'elemento che soprattutto oggi, nella situazione che stiamo vivendo, sia l'elemento che ci porterà davvero a una rinascita, nonostante il dolore, ma dentro il dolore, nonostante la morte, che non possiamo vivere nonostante la morte, non possiamo, non c'è dato, siamo mortali, ma dentro la morte e guardando in faccia la morte. È il 29 giugno del 1990. Sono molto emozionato perché sono davanti alla commissione di laurea che dovrà conferirmi la laurea in filosofia. Ho finito questo percorso bellissimo, i 4 anni di filosofia, primo anno di università, uno degli anni più belli della mia vita, di grande rinascita. Ho fatto la maturità alla fine dignitosamente, anche grazie ad alcuni insegnanti e anche grazie ai miei compagni che hanno capito il mio dolore, che mi hanno accompagnato in quinta con la loro amicizia. E adesso sono alla fine di questo percorso. Discuto la mia tesi, la discussione va bene, il relatore è soddisfatto, la correlatrice fa un intervento molto positivo, mi chiedono di uscire per discutere tra loro il voto, rientro e il presidente di commissione mi proclama dottore in filosofia, 110 lode, nome della legge, la proclamo dottore in filosofia. Prima di uscire a festeggiare prendo in mano la mia tesi, una tesi sull'adolescenza, e guardo la dedica alla seconda pagina. E la dedica è a Isabella Damiani, perché non scolori nel vento il suo volo spezzato. Rincontro Isabella dopo 5 anni, la rincontro anche se lei non c'è più, la rincontro anche se la disperazione nel suo caso è stata più forte della vita, la rincontro perché ho voluto dedicarle la tesi, perché la filosofia era la nostra materia, perché abbiamo passato interi pomeriggi a discutere di filosofia nei corridoi del liceo, e perché forse senza la storia di Isabella io non sarei arrivato a quella tesi, a farla in quel modo, e forse nemmeno a fare l'insegnante. È stata una notte terribile, quella che lei ha attraversato, che probabilmente l'ha inghiottita. Però c'è qualcuno che ha cercato di trovare l'alba dentro l'imbrunire. Non cambia niente una dedica su una tesi di laurea. Però poteva anche non esserci. E queste 3 righe hanno un senso, anche di fronte a una tragedia che allora come ora, di senso, rischia di averne proprio poco, ma il senso è il futuro, il senso è la speranza, il senso è l'avere ricordato anche questa sera una mia cara, carissima amica. Grazie.
direi una meraviglia, una serata bella, 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 questa è la cosa da dire. E senza volerlo, quando dicevo all'inizio del nostro incontro, nomen est omen, Raffaele, Raffaele vuol dire medicina di Dio. E stasera ci ha guarito un po' il cuore. È riuscito a farci camminare dentro questo dolore che poi diventa appunto speranza, diventa anche compagnia, diventa anche amicizia. E sono contento perché questo è proprio l'anno della sapienza. E lui ci ha regalato una serata sapienziale, caso per caso, al rallentatore, andando dentro, senza paura, con gli occhi decisi, con l'intelligenza proprio tenace, voleva capire le cose fino in fondo e con questo colore della speranza che sempre però usciva, usciva, usciva. E poi sono contento anche perché questo tema della relazione di cui da anni ne parliamo in questo teatro, cioè in questo momento sta prendendo un respiro significativo anche a livello ecclesiale, nel senso che il nostro vescovo Delpini incomincia a parlare di amicizia e sta capitando una cosa molto significativa, che l'amicizia da essere qualcosa di privato, di molto personale, e ci vuole chi di voi è un amico se lo tenga ben vicino, però sta nascendo questa idea di amicizia sociale, cioè capace di dare un volto diverso, di tenerezza, di profondità ai nostri rapporti personali. Anche questa è una cosa da imparare, cioè sapienza, andare in profondità, sapere andare avanti, ma dentro un contesto di rapporti personali e tra cristiani e tra tutte le persone. Due battute finali perché sono troppo importanti. Porcospini, lo uso al corso fidanzati, perché la frase di Schopenhauer, essere come, e dico la coppia, attenzione, l'amore è una cosa bellissima, però consuma. Perché lì questi aculei dei porcospini, se ti avvicini soffri, se lontano è freddo, è un casino, è una cosa molto complicata così. E quindi per dire che è molto importante questo sapere camminare insieme e poi sognare. Poi per me, che sono prete, ecco, ogni volta che guardo il crocifisso e penso al mattino di Pasqua, per me proprio dico, dai Mirko, vai avanti, racconta questa storia, può far bene a molta gente. Adesso un quarto d'ora, dai, abbiamo il microfono, occorre stare vicini e un po' lontani come i porcospini. Ecco, qualche domanda, così qualche, mi pare, oppure qualche racconto proprio sapienziale, in modo che poi andiamo a casa. Una serata bellissima. Possiamo anche andare a casa in silenzio, proprio tranquilli. Cioè. Buonasera a tutti, mi chiamo Giuseppe, grazie per questo bellissimo intervento. Una domanda, un approfondimento. A un certo punto del suo racconto diceva che gli studenti, i giovani, sentono molto l'esigenza che venga raccontato loro chi si è, che cosa si fa. Lei avverte anche il contrario, cioè che i ragazzi oggi hanno voglia di raccontarsi di più, magari in modo provocatorio, magari in modo anche, insomma, urticante, oppure no, oppure è sempre stato così. Penso tanto anche alla scena musicale, no? Alla trap di oggi. I ragazzi fanno cose sconcertanti, violente, ma in qualche modo si raccontano, però non voglio dire il mio pensiero, ma lo gradirei il suo. Grazie. Domande sintetiche, bravissime. Sì, ciao, sono Claudio, sono di Carnate. Nella parola disperazione, hai detto che la disperazione va capita. Quello che mi lascia, non dico perplesso, ma mi fa pensare, come fai a capire una cosa se non la vivi, se non ci sei veramente dentro, adesso sei dentro in questa cosa, no. Se tu non ce l'hai. E poi anche un'altra cosa, la condivisione. Quando si dice che è utile condividere il tuo dolore con le altre persone, ma è vero questo?
oppure come quello che ha avuto una figlia che gli è stuprata da un altro, tu critichi, però se tu non hai una figlia e non hai provato questo, come fai a giudicare, capire? Questo è una cosa che mi lascia un po' così. Sì, dunque la prima domanda, c'è sicuramente un bisogno di racconto, di narrazione forse generalizzato, è vero, per quello che riguarda la musica, anche per quello che riguarda il cinema per certi versi, no? Forse stiamo riscoprendo il principale strumento educativo dell'umanità, che era il racconto, no? Crescere un figlio o educare i ragazzi vuol dire raccontare delle storie. E da parte degli adulti, di noi adulti, mi ci metto per primo, vedo un po' di pudore, cioè come se raccontassi fosse un elemento di debolezza, no? Mostrasse una parte debole di sé. È chiaro che un conto è raccontare i propri fatti intimi, questo uno lo fa con i suoi amici, lo fa in situazioni protette, no? Ma invece raccontare la propria testimonianza, cioè dire ai giovani io ho vissuto, c'è un grande interesse dei ragazzi di cosa facevamo noi alla loro età, no? Io penso che questo vada raccontato tranquillamente, serenamente, e vedo negli adulti un pochino più di freno a mano tirato, un pochino più di difficoltà, e allora si un po' nasconde dietro le verità oggettive, le verità assolute, dietro le formule, no? E credo che ci debba essere un incontro di questa capacità reciproca di ascoltare e di raccontare, un venirsi incontro. Soprattutto nel momento in cui il racconto tocca le domande, perché secondo me una cosa che secondo me è sbagliata, insomma, comunque è insufficiente, è partire sempre dalle risposte, no? Partiamo dalle domande, penso al dialogo interreligioso, per esempio, fare dialogare le religioni a partire dalle risposte che danno, è chiaro che il dialogo inizia male, partiamo dalle domande. La domanda è: esiste Dio? Cos'è la morte? Cos'è il dolore? Perché siamo nati? Perché siamo al mondo? E queste sono le domande che ci poniamo tutti, no? E attorno alle domande si costruiscono i racconti. Poi ogni racconto ha una sua storia, ha un suo destino e porta a risposte diverse. La capacità che noi dobbiamo avere è condividere le domande dei ragazzi, che sono domande fortissime. Domande che vanno a toccare dimensioni profondissime dell'essere umano, ma sono le domande che probabilmente noi in quanto esseri umani ci poniamo sempre, che sono all'origine delle storie. La cosa straordinaria, Jorge Luis Borges, grande scrittore, premio Nobel per la letteratura argentino, diceva: noi alla fine ci raccontiamo un po' sempre le stesse storie, no? L'eroe che deve tornare a casa, l'Odissea, la guerra, l'Iliade, il Dio che sacrifica suo figlio. Le storie non sono tante, ed è vero, poi l'amore, il tradimento, no? La passione, però quante variazioni. Pensate soltanto sul tema dell'amore e del tradimento, della fedeltà, sono scritte milioni, milioni, milioni di pagine, di poesie, di opere d'arte, di opere liriche, di melodrammi, no? E quindi non è tanto il trovare chissà quali nuovi argomenti, ma il trovare le forme. Io trovo in una parte appunto sia della scena musicale che della scena letteraria oggi delle forme nuove, strane, difficili per me da capire, perché non ho 20 anni, quindi faccio fatica, però che raccontano, che girano sempre attorno ai grandi temi umani. Non so se era quello che chiedeva. E certo, non si capisce mai il dolore dell'altro, io sono convinto di questo. Non si riesce mai a condividere totalmente il dolore dell'altro. Il dolore si può soltanto accogliere, ma io non capirò mai quanto stai male tu. Il che vuol dire: dimmi tu cosa posso fare per te. Proprio perché non lo capisco, è l'altro che mi dà la regola. È l'altro che sta male come io non sono mai stato male. E quindi non ho l'unità di misura, non è una questione scientifica, non è una questione di commisurare le esperienze. Dico: allora dimmi tu cosa posso fare, guidami tu il processo di cura.
dovrebbe proprio essere questo, che chi sta male mi guida, e io naturalmente con la mia esperienza anche di medico, no, di terapista, trovo la strada, ma deve essere l'altro a dirmi, a farmi capire qual è la strada giusta per farlo emergere. C'è una leggenda molto interessante negli Hadith, che sono i detti del profeta, che sono l'altro grande testo sacro dei musulmani. C'è un ragazzo, un adolescente, che sta morendo. Nessuno capisce per quale motivo. Non c'è un motivo organico, ma lui sta lasciando morire. Il suo organismo si sta lasciando morire. Un deperimento. Nessuno capisce niente. Chiamano Muhammad, il profeta, che entra nella camera del ragazzo e dice: uscite tutti, lasciatemi da solo con lui. Allora, siamo alla Mecca, no? E il profeta comincia a nominare tutti i quartieri della città. E quando dice il nome di un determinato quartiere, il ragazzo ha una reazione. Allora dice tutte le vie, e anche lì dice una particolare via, il ragazzo arrossisce. Poi dice le famiglie, i palazzi, arriva un certo palazzo, primo piano, secondo piano, eccetera, arriva a nominare le famiglie che vivono su quel pianerottolo, e ha una certa famiglia, il ragazzo ha una certa reazione, poi dice i nomi di tutti i componenti della famiglia. Quando dice il nome di una ragazza, il ragazzo si mette a piangere. Cos'era successo? Che questo ragazzo aveva dichiarato il suo amore a questa giovane, e lei lo aveva trattato male, lo aveva umiliato, e il ragazzo si voleva lasciar morire. Allora il profeta va dalla ragazza e le dice: senti, io capisco che tu non vuoi avere una relazione, però diglielo in maniera educata, chiedigli scusa se lo hai ferito, e digli che, insomma, anche se non lo ami, però non avevi diritto. La ragazza va a parlare con il ragazzo e il ragazzo torna a vivere. Questa è una storia che io racconto sempre ai miei studenti di medicina. Perché se tu non trovi esattamente il modo di sbloccare quel paziente, hai voglia di dargli pastiglie. Sì, magari guarisce, ma non è la vera guarigione. Non è un processo di cura, forse è un processo di guarigione. Forse hai guarito la malattia, forse, ma non hai curato il malato. Non hai curato la persona che è dietro il malato. E per fare questo devi partire dall'idea, sono d'accordissimo col fatto che il dolore dell'altro è inesperibile. Non lo posso esperire, può soltanto essere raccontato. A volte con un gesto, a volte con un lamento, a volte con... Ci sono persone che muovono soltanto una palpebra perché hanno una situazione di totale paralisi, e c'è una persona che ha scritto un libro, Lo scafando alla farfalla, mi pare che abbiamo fatto anche il film, che ha scritto un libro in questo modo. Ma perché questo ha scritto il libro? Leggetelo, il libro è bellissimo. Perché la sua segretaria, lui faceva, non faceva lo scrittore, è un professionista, non mi ricordo di quale campo, la sua segretaria ha detto: dunque, siccome tu muovi soltanto la palpebra, prendiamo tutte le lettere della lingua francese, no? E per ordine di frequenza, la più frequente è la E, quindi quando batti una volta vuoi dettarmi la E, quando batti due volte vuoi dettarmi la A. Ha fatto un cartellone e questo in mesi e mesi ha dettato questo libro che trovate, che si può leggere. Ma pensate a questa segretaria, questa è una che andrebbe, bisognerebbe dare il premio Nobel, no? Perché ha pensato: tu vuoi dire qualcosa, io lo so perché ti conosco, ho lavorato 20 anni insieme a te, e io adesso mi metto non nei tuoi panni, perché è impossibile. Come fa una persona a mettersi nei panni di uno che muove solo le palpebre? Però dico, vediamo se riesco a metterti in condizione di comunicare. Quando succedono queste cose si capisce che proprio perché il dolore dell'altro è non posso viverlo, allora esco da me stesso. Esco da me stesso e provo a non a entrare nei panni dell'altro, ma a permettere all'altro di essere, a dare un supplemento di essere all'altra persona. Anche la disperazione. Allora, è vero che la disperazione non si può capire, però io ho fatto, fin da allora, anche tra noi ragazzi, abbiamo fatto molte riflessioni su questo evento che vi ho raccontato. E avevamo pensato, eravamo adolescenti, io avevo 18 anni, che molte volte, almeno molti di noi nella vita, hanno pensato al suicidio. No? Ma è capitato, una volta nella vita, non a tutti, non è che sia obbligatorio, ma tra il pensarlo e il farlo c'è un abisso. Ecco, Isabella in qualche modo ha superato quell'abisso. Noi non lo sappiamo perché, abbiamo smesso di chiederci perché già da allora. Però fin quando non si passa quell'abisso c'è un qualche cosa che ci trattiene.
E proprio su questo tema, io, ecco, tanto per darvi l'idea di come queste storie lavorano dentro le persone, io ho scritto un libro sul suicidio 3 anni fa. 3 anni fa vuol dire più di 30 anni dopo la vicenda della mia amica. Io per 30 anni non ce l'ho fatta affrontare il tema del suicidio come professionista, come autore, no? E poi ho scritto questo piccolo librettino e, documentandomi sul tema del suicidio, ho trovato una storia che è, secondo me, bellissima, che fa capire cos'è che trattiene prima e invece di arrivare a quel passo. C'è un signore che decide di suicidarsi perché è disperato. Allora si chiude in casa, scrive le lettere di addio agli amici, alla moglie, non so, insomma, no? E vuole, sceglie di impiccarsi. Sceglie di impiccarsi al lampadario di casa e, per, come cappio, vuole usare la cintura dei pantaloni. Si toglie la cintura dei pantaloni, ma mentre sta per fare il nodo, gli cadono i pantaloni. E lui pensa, ma domani chi viene a vedere il mio cadavere mi vede in mutande. E io mi vergogno. Non va bene, non mi piace, no? Il mio pudore non mi permette. E allora in quell'attimo lì si ritira sui pantaloni, si rimette la cintura, butta via, brucia le lettere di addio e riparte con la vita, cerca di affrontare i suoi problemi. Capite che razionalmente questo non è spiegabile. Cosa te ne importa se ti vedono in mutande, sei morto? Cioè, che problema c'è? Per quale motivo dovresti avere pudore rispetto al fatto che tanto poi sarai morto? Lì la vita aveva solo quello a cui far aggrappare quest'uomo. Il senso del pudore, che è una cosa bellissima dell'essere umano. Il pudore è uno dei più bei sentimenti, delle più belle emozioni di noi esseri umani, perché ci insegna a custodire il nostro corpo, a custodire le nostre emozioni, a tenerci lontani dagli sguardi intrusivi. E la vita lì ha trovato soltanto questo aggancio. Se fallisco anche qui, quest'uomo muore. E lui, in quello, non aveva ancora fatto il passo decisivo. Aveva ancora un residuo profondo di vita che gli diceva: no, non è dignitoso farmi trovare quei pantaloni abbassati, piccato al lampadario. Sono i grandi misteri della vita, che non sono comprensibili. Io non posso capire cosa ha provato quest'uomo. Non ci provo neanche a capirlo. Però intanto è qui, no? Intanto è qui e posso provare a fare un percorso insieme a lui e magari dirgli: dai, allora i problemi vediamo di affrontarli, vediamo, no? Un'altra cosa che noi a volte diciamo ai ragazzi: nella vita i problemi si risolvono. Non è vero, ma dobbiamo smettere di dire questa cosa. Alcuni problemi si risolvono, altri non si risolvono, ma si vive comunque. Cioè, non ci distruggono. Diventare grandi vuol dire risolvere alcuni problemi, perché è vero, no? Altri risolverli in parte e altri sapere che sono lì ma non hanno più il potere di distruggerci. Noi rimaniamo comunque vivi anche con un problema che magari non risolveremo mai. Perché se noi diciamo ai ragazzi che i problemi si risolvono, quando a 20 anni si accorgono che non hanno neanche iniziato a risolverli, dicono: siamo inadeguati, non siamo adulti, siamo dei falliti. Non è vero. Diventare grandi vuol dire avere la consapevolezza che alcune cose vanno bene, altre vanno male, altre vanno malissimo, ma fa parte della vita. E non permettere a nessun problema, per quanto tragico, di distruggerci interiormente. È un'immagine di adulto apparentemente fragile, anzi neanche apparentemente, realmente fragile, ma che fa della fragilità il nostro punto di forza e che ci permette, quando abbiamo un problema, di non vergognarci. Tanti giovani si vergognano dei loro problemi. Io ricordo, ero in un liceo la settimana scorsa, incontrai i ragazzi di Quinta, un bel progetto con il liceo, con un preside molto molto bravo, sulla maturità del 2020-21. Cosa sarà, no? Ho fatto questo incontro con questi ragazzi. Durante il dibattito un ragazzo ha alzato la mano e ha detto: sai, io mi vergogno a dirlo, ma io ho passato 6 anni in questo liceo perché mi hanno bocciato un anno. E gli ho detto: scusa, ma ti vergogni di cosa? Ma non ti devi vergognare, ma non c'è niente di cui vergognarsi nel fatto che c'è stato un incidente di percorso e che un anno è dovuto ripeterlo. Ma non c'è nulla di cui vergognarsi. Non è una corsa, non sono i 100 metri, non vince chi arriva primo. Hai avuto questo risultato della tua vita, sei in Quinta, stai arrivando alla maturità. Poi gli ho anche parlato un attimo in privato, perché
mi è proprio sembrato di... E lui mi diceva, sa, anche i miei genitori continuano a dirmi, non ti devi vergognare. Detto, vabbè, ecco, affrontala questo, perché ti distrugge questa cosa qui. I tuoi professori sono tranquilli, i tuoi genitori hanno... Se sei tu il primo a fare sì che un errore, una cosa che è successa nella vita ti distrugga così, è molto pericoloso. Non vuol dire, vabbè, non studio, no. Tanto sei arrivato in quinta, no? Ci sono arrivato a 19 anni invece che a 18, a 20 anni invece che a 19. Va bene, io sono io e gli altri sono gli altri. Ecco, è molto importante imparare a non vergognarci dei nostri problemi. E non vergognarci vuol dire chiamare un amico e dirgli, senti, guarda, ti devo parlare, ti devo dire questa cosa. Ho commesso un errore, ho fatto una cosa cattiva, l'hai fatta. Ma averla fatta e nasconderla, averla fatta, avere il coraggio di assumerti la responsabilità, di chiedere perdono e di chiedere consiglio, c'è un abisso tra le due cose. Se pensassimo di essere un po' meno perfetti, ma di condividere la nostra imperfezione, sarebbe un grosso passo avanti. E quando lo facciamo ci sentiamo migliori, non perché non sbagliamo mai, ma perché sappiamo affrontare i nostri errori e sappiamo che dobbiamo... anzitutto cercare di non ripeterli, ma farli diventare una parte della nostra biografia. E che c'è sempre speranza, fino all'ultimo secondo di vita, c'è sempre la speranza, questo è un messaggio evangelico, no? È vero che la speranza della redenzione c'è fino all'ultimo secondo di vita. E se c'è l'ultimo secondo, c'è anche il penultimo, c'è anche... siccome non sappiamo mai quale sarà l'ultimo secondo di vita, abbiamo subito la possibilità, l'urgenza della speranza. Ecco, la vera urgenza è la speranza. È la cosa più urgente dei nostri tempi, imparare a sperare e lo si può fare soltanto insieme agli altri. Grazie mille. Direi. Grazie. Direi un grande grazie a Raffaele Mantegazza. E poi grazie anche a voi presenti, perché la vostra presenza ha fatto bene sicuramente a me e anche penso al professor Raffaele. Il nostro ciclo continua, la prossima volta c'è proprio Lidia Maggi, il titolo è interessante, anche Dio ha i suoi bei guai, siamo in buona compagnia. Buonanotte a tutti grazie, voi. Grazie.